Festival, come no, festival, una cosa che oggi fa ridere, ma a quell'epoca lì ci fece piangere un po' tutti. C'erano degli autori come Dino Verde, Agge, Scarpelli, perciò c'era quanto di meglio di penna, diceva. Forse io ero il più indifeso, il più flebile. Il lavoro era una rivista, c'erano quattro giovani attori nel cast con la regia di Visconti, Henri Salvador e Vanda Osiris. Tra questi signori c'era Nino Manfredi e Nino doveva fare l'introduzione del secondo tempo. Ahimè, quello che accadde, lui doveva illustrare Fontana di Trevi, da buon romano ovviamente, non lo fecero finire e finì nel disfacimento totale, il fiasco più enorme. Mi ha lasciato un tale trauma che per anni mi sono allontanato, tenendo lontana proprio il palcoscenico, il terrore del palcoscenico. Mi chiamò Garinè Giovannini, dice: guarda che c'è, sarebbe un lavoro da fare. Lì, alla prima. Ah, ho detto, speriamo che non sia lo stesso di festa. Ma, diciamo, coraggio. Quando Nino dice a Roma c'è Sebo, aiutami te. Dammi una mano, tutte queste cose le combini bene. E Roma non farà stupida stasera. È stata una tale emozione. Pubblico che poi era abituato a una rivista, era la prima volta che si faceva una commedia musicale, e rimasero un po' sconvolti perché dice perché non si ride, si piagne, quando chiude il sipario e che perché la scena chiude il sipario, anzi è buio, non chiude il sipario, c'è il buio, perché con la lama della ghigliottina che taglia la testa di Rugantino, io dovendo dirigere la prima perché mi aspettava di diritto, anzi era di dovere, dirigere la prima, e aveva una bella orchestra, una
erano 39 persone di orchestra, pensi. E ci fu un silenzio con i secondi che passavano. E poi un boato. Ma dopo almeno un 5 secondi, sembrano pochi 5 secondi, sono tanti. Chi è venuto alla centesima replica? Roma lo fa subito stasera, la sera dopo. Stasera dopo suonavano da Checco il carrettiere o a Trastevere. Roma lo fa subito. Musicalmente è un... non so per quale ragione, forse per gli interpreti. Roma non fa la subita stasera, è anonimo, è un pezzo anonimo, è un pezzo che potrebbe essere brasiliano, potrebbe essere pseudo-americano, no? Ci pensi un momento. Che c'è? C'è soltanto Roma non fa la subita stasera. Ecco qua. Sono forse le parole? Ma ne manco, non te lo so dire. Ma pensa che bellezza, non c'ho niente da fa. Porcaccia la miseria, nientissimo da fa. E non puoi stivare tutta quanta la città. Perché? Non c'è niente da fare. Rugantini, rugantina, entra il coro e se... Sì. Rugantino, da dove parto? La prima cosa sono andato all'Accademia di Santa Cecilia, al conservatorio, all'archivio. Non c'è una nota che riguarda Roma. C'è un tamburino romano. Ho cercato di analizzare per quale ragione, perché se io avessi potuto svolgere a Napoli avrei trovato gli ommelli piccini. Perché cosa vuoi? Paesiello, c'ho la i maestri di Mozart, i maestri di Mozart. Qui c'è lo squallore totale. Ma allora qual è la ragione? E poi perché il romanesco canta in questa... da 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 di da ya. Perché è il Titus Gregoriano. Il Titus Gregoriano porta questa cadenza qui e di conseguenza Roma canta a modo suo per il papato, per la Chiesa. Per la Chiesa. Allora non canta. O se devi cantare, canti in questo modo qua. Non apri la finestra e dici: Roma c'è sempre. Sono circa 80 persone, tra attrici, attori, ballerine, ballerini, tecnici, che hanno lasciato Roma per portare per la prima volta sui palcoscenici americani una commedia musicale di pretta marca nostrana. A Broadway
si sfondava la grande muraglia. Eccoli a Fiumicino, Bice Valori, gli impresari e autori Giovannini e Garinei, Ornella Vanoni, Rosetta, Nino Manfredi, Rugantino e Aldo Fabrizi, Mastro Titta. Parte anche l'autore delle ormai celebri musiche di Rugantino, Armando Trovaioli. Da solo entrava all'infuori degli lavori americani. La prima volta che entrava uno straniero. Dall'aeroporto arrivare a Broadway c'era il taxi nero. Ciumachela, tender flower. Io avevo vicino Garinei Giovanni, no, e Giovanni ne fa. Ma sto armadio che cos'è? Allora io ho domandato, dico, ma perché canti questa cosa qui? E dice, qui lo sentiamo tutti i giorni alla radio, che trasmettevano ciumachela, tender flower. Ah. Poca gente, o perlomeno non c'era un sold out come si usa in America, e deve venire Hamlet, l'Amleto con Richard Burton, capirai? Amleto, Richard Burton, il teatro già venduto, e accade questo. 13, la fila cominciò da tutto il sold out, esaurito, e forse diceva la mafia americana, non lo so, la mafia di Broadway, non lo so dire, ancora non ce lo siamo spiegati. Dopo Rugantino scatta, guarda caso, nell'anno del Signore, era un altro film che non finisce mai, e poi Il nome del papare, e non va, e va avanti. Poi si cominciano a passare la mano altri registi, e sopravviene un altro caro amico. Ed io ho avuto la fortuna, faccio una parentesi, ho avuto la fortuna di avere questi incontri, questi pilastri. Gigi Magni da una parte, Ettore Scola, io facevo altro che seguire a musicare a modo mio o quello che può essere. E allora da Ettore Scola arriva fuori, che gioia, metto. Riusciranno i nostri eroi, c'eravamo tanto amati, brutti e sporchi e cattivi. Brutti, sporchi e cattivi. Quando Lattuada, il regista, Alberto Lattuada, vide una scena di Brutti e Sporchi, lui disse, questo è un Macbeth. Beh, vedi quanto sono stato vicino a questi personaggi, i mostri. Ma io sono stato un uomo fortunato, perché mi sono trovato a dover esprimere in musica le interpretazioni
non c'è stato bisogno di andare a fare due spaghetti alla matriciana a cena. Mi sono cibato di questo calore. E nel tramonto, un grosso tramonto, me compreso, che ci avviamo alla conclusione di un percorso magnifico, di un magnifico amicizia sentita. Tutto qua.